secondo Bayram va a prendere per Sedlacek. L'incezione di Beretta che poi si gioca un primo tempo colpita proprio bene, però aveva ricevuto lui, perché non dare? E ripetiamoci, ma è giusto dirlo, non coadiuvati da delle ottime prestazioni battute dopo, a parte la parte iniziale del set. Grosser qui viene smarcato a uno, per lui è un rigore quasi a porta vuota e così è. Zimmermann a cercare Bayram, ricezione in palleggio, palla dietro per Dirlic, il guizzo di Federici, poi Davis Schiba chiude il colpo ma Rossi va a fermarlo. Con l'aiuto del nastro la ricezione di Federici, Zimmermann palla dietro per Grosser, la magia di Grosser. A tratti Davis Schiba invece nella parte iniziale ancora. Direi Mar, poi lui è quello che è calato più di tutti, qui va a forzare in battuta, buona ricezione in Catania e poi Bayram chiude il set che va a cisterna 25-21. Come dicevamo è riuscita ad adattarsi al gioco di Monza e a contrastarlo molto efficacemente. Qui una pipe di Mar, una buona finta di routine al palleggiatore tedesco. Davis Schiba a forzare su Sedlacek, deve correre Catania, ma questa palla tornerà alla vero volley con Zimmermann dietro per Grosser in mezzo al muro. Tutto in diagonale, buona ricostruzione su free ball da parte di Monza. Davis Schiba trova l'ace. C'è un è banalissimo dubbio. Questo gioco Beretta con la palla un po' fuori misura con Zimmermann, aveva per costruire cisterna, Bayram arriva però il muro, un buon mezzo metro. Ancora Baranovic, questa è una palla corta su cui si tuffa Federici, Zimmermann palla alta per Grosser contro il muro a tre, la difesa di Baranovic e poi l'autocopertura. Soli interviene per chiudere il check, per chiedere la doppia. Zingel che mette a terra un altro punto per cisterna. Mar, super colpo a fintare la diagonale, a cambiare all'ultimo la. Se riceve una battuta flottante in movimento, difficile che tu riesca a ricevere bene. Ancora ha cercato Sedlacek, questa volta una perfetta sulla palla di Baranovic. Bravo Davis Schiba a toccare nell'uno contro uno contro Dirlic. Monza può rigiocarla, Bayram alle spalle del muro su Grosser che poi va a prendersi un gran muro. Si riparte una battuta di Zimmermann. Catania questa volta va in difficoltà, allora la free ball sarà per Monza. Davis Schiba, tocco morbido, le proteste del campo di posto 5 di cisterna. 24-17 con Davis Schiba, palla corta ricevuta da Zingel, può scegliere Baranovic, va da Gutierrez col muro di Grosser, saltato ancora per il centrale. Il ragazzo comunque è del 2001, quindi per migliorare la tecnica magari c'ha anche tempo. Zimmermann per Galassi, altissimo, 25-18, uno pari all'arena di Monza. Davis Schiba, top di quanto Baranovic, soprattutto in battuta, ma non solo. Direi anche un cambio delle palle di due punti, scusate, con solo il 33% di efficacia in attacco per il set precedente. Beretta vola altissimo, Zimmermann lo serve per il 7-5. Sedlacek ancora chiude qui, Grosser forse un po' troppo esterno per questo attacco. Zimmermann per Galassi. La ricezione di Catania da fondo campo deve palleggiare Sedlacek e questa volta arriva il murone. Grosser dal parcheggio, Sedlacek la va a prendere per Bayram, alle spalle c'è proprio l'opposto tedesco e poi Mara in parallela profonda a segno per accorciare 21-20. Ricezione di Davis Schiba, Zimmermann per Grosser, ancora lui, 21-22. Ricezione di Catania, Baranovic dietro per Dirlic, a segno, si dispera Grosser. Schwarz, trova un super ace, Arthur Schwarz.
terzo set. Zimmermann, la ricezione di Sedlacek, palla dietro per Dirlic. 25 pari, si va avanti. Sul 26 pari. La ricezione poi al centro da Zingel, Baranovic. Serve altro dai 9 metri. Aiutato però da una regia di Baranovic impeccabile, 67% nel terzo set, ma 64% quello, la percentuale di attacco di Monza. Zimmermann dietro, Federici attiene su per Groser, non c'è tocco del muro, palla out, 1-0 per Cisterna. E adesso tocca a Zingel, ricezione, poi da Vischiba con un'ottima pipe. Che scambio, diciamo, non altissimo livello dai 9 metri. Beretta va a ricevere, poi si fa murare, c'è Federici, da Vischiba, il muro di Dirlic a schiudergli la strada. Respiro ai laterali, non essendo riuscito a ottenere ottimi risultati, ritorna dal suo posto, ma il muro di Cisterna comunque viene, lo legge molto bene. La copertura di Beram dopo il pallonetto di Groser, poi l'errore in ricostruzione, Zimmermann pulisce tutto. Che riesce con il money out a trovare questo punto del 10-9. Sedlacek, la palla si impenna dopo il muro, va a rincorrere ancora Mar, Zimmermann per Galassi, palla a terra, 11-9. Ricezione di Davischiba, la palla torna direttamente di là. Ed errore in ricostruzione di Cisterna, ma per poco non va a segno Sedlacek. La palla torna nel campo degli ospiti. Murato Dirlic, altra possibilità per Cisterna. Bayram, palla molto vicina a rete. Rumoreggia il pubblico. E arriva l'attacco vincente di Groser. Stavo guardando altro. Penso Federici è andato troppo vicino alla rete. Il palleggiatore di Monza non è riuscito a evitare il contatto. Palla alta di Zimmermann per Galassi. Si gira dietro la panchina. Credo ci sarà anche un po' di spazio per Mattei. Tiene questa volta Gutierrez. Baranovic per Bayram in mezzo al muro con un tocco morbido. Il palleggio di Sfarz per Davischiba sul profondo. Tiene su Baranovic. Catania dall'altra parte del mondo per Dirlic. Il tuffo Sfarz in difesa. Davischiba appoggia di là, altra free ball, se la gioca Dirlic, murato da Davischiba. Gutierrez, un appoggio un po' fuori misura, Rossi corregge ma senza chiudere. Davischiba appoggia sul muro per rigiocare con ordine. Schwarz in palleggio per Groser, murato ancora Davischiba a tenerla su e a chiudere con una gran parallela. Bayram tiene la ricezione di Monza, Zimmermann dietro per Groser, accelera, trova la palla a terra sulla diagonale stretta. Comunque con una squadra avanti avendo sbagliato 10 battute, davvero non ne ho memoria. Mar in battuta da Davischiba, tutto braccio, poi la fucilata di Gutierrez. Infatti finora manca ancora un set. Ricezione di Mar, Zimmermann deve uscire ai 3 metri, va da Groser, il morone di Sedlacek e Zingel. Regolarmente da Galassi prima e da Groser in seguito. Davischiba con Monza per sorpassare, gran ricezione di Sedlacek, va ad attaccare questa volta a segno. Al penultimo minuto, e bravissimo il turco a fare questo ottimo money out in palleggio. Groser di potenza. Sarebbe veramente una squadra che tutti dovrebbero temere. Ancora la bordata di Mar, tiene però Cisterna, Dirlic in mezzo al muro, c'è Mar appostato, corre Federici, Groser a tutto braccio, Catania si immola. Sedlacek vicino a rete per Bayrami, murato, può rigiocare Monza, ancora da Groser in pallonetto, Georg Groser. Ricezione di Sedlacek, Baranovic per Zingel, finisce qua col muro di Beretta, Monza vince 3-2.